per poter redigere un manifesto di politica culturale è più importante capire che tipo di cultura vogliamo. Questa parola è diventata un format vuoto. Se è vero che la pandemia ha messo a nudo le contraddizioni e le difficoltà del nostro sistema paese, nel comparto della cultura e dello spettacolo tali contraddizioni sono emerse con particolare evidenza e drammaticità. Le risposte arrivate dal governo finora sono state complessivamente deboli, particolarmente inefficaci in una città povera e precaria come Napoli. Molte realtà hanno chiuso i battenti, tante altre rischiano lo stesso destino. Per immaginare politiche culturali all'altezza di questa fase storica, si è deciso quindi di dare vita ad una piattaforma partecipativa. Uno spazio di discussione che parte dal basso, cominciando con un sit-in che si è svolto a Piazza San Domenico Maggiore per un primo momento di scambio e discussione. L'idea, la scommessa, è quella di lavorare a scrivere insieme un manifesto per le politiche culturali della città futura, la città dei prossimi 5, la città dei prossimi 10 anni. La scommessa è mettere insieme la voce di chi effettivamente fa parte tutti i giorni, affronta le difficoltà di questo mondo e che probabilmente più di chiunque altro sa di cosa ha bisogno questo comparto, soprattutto dopo una fase di pandemia drammatica come quella che abbiamo vissuto. Intanto riaprono lentamente i luoghi della cultura. A Napoli, dal Manna a Capodimonte, sono tante le offerte. Anche Città della Scienza, dopo mesi di restrizioni, riapre i battenti da giovedì 6 maggio con il grande museo corporea alla scoperta del corpo umano e le due mostre Antartide ed Extreme Tour.